Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale e un nuovo video. Finalmente vi parlo, anzi parliamo tutti insieme, di Le fantastiche avventure di Cavaliere Clay di Michael Chabon, che ha vinto il premio Pulitzer nel 2001 proprio grazie a questo romanzo. E ne parliamo in riferimento al discorso sull'intrattenimento, sulla letteratura di intrattenimento, tra parentesi non di genere, che abbiamo intavolato qualche settimana fa qui sul canale. Vi lascio il video linkato giù in info box e qui da qualche parte nelle schede. Io personalmente vi parlo di Le fantastiche avventure di Cavaliere Clay come esempio virtuoso di ciò che io intendo per romanzo di intrattenimento intelligente, romanzo di intrattenimento no, non di genere, ovvio. Se penso alla mia esperienza di lettura di Le fantastiche avventure di Cavaliere Clay durante il periodo di pandemia, perché l'ho letto durante la quarantena, devo dire che è riuscito a, appunto a intrattenermi. Cioè, ma cosa vuol dire intrattenermi? Per Michael Chabon stesso, l'intrattenimento, Michael Chabon è stato un grande teorico dell'intrattenimento in letteratura e dell'importanza di riscoprire l'intrattenimento in letteratura, e per lui, per Michael Chabon, l'intrattenimento è una via per instaurare una relazione umana tra lettore e scrittore. Quindi io vi dico che ho intrattenuto, cioè letteralmente, quando parlo di intrattenimento in riferimento a questo romanzo, io mi sono intrattenuta con lo scrittore e lo scrittore è riuscito a intrattenere una relazione positiva con me e viceversa. Questo io intendo per intrattenimento quando parlo di Le fantastiche avventure di Cavaliere Clay, ma secondo me può essere traslato su ogni romanzo che vi ha appunto intrattenuto in questo senso. È molto interessante la definizione che Michael Chabon dà di intrattenimento. Meraviglioso che poi, vabbè, questa definizione rientra nel post-postmodernismo. E infatti Le fantastiche avventure di Cavaliere Clay è un libro che subisce l'influenza del postmodernismo, dell'influenza di Pynchon in particolare, soprattutto ad esempio nella divisione di questo libro in 7 parti, se non sbaglio, che vabbè non coincidono con l'arcobaleno della gravità assolutamente, non ricordo in quante parti sia diviso esattamente il libro, però comunque il libro è diviso in tot parti non omogenee per lunghezza, quindi in senso fisico per numero di pagine, e non omogenee per ambientazione. Michael Chabon segue la vicenda dei cugini Joe Cavalier e Sammy Clay nelle loro pieghe imprevedibili, stabilendo una relazione umana con il lettore, stabilendo una relazione umana con il lettore attraverso i protagonisti e attraverso anche un lessico piuttosto semplice, un lessico diretto, e semplice è anche la fabula, semplice è anche la trama. Il libro parla di questi due cugini, appunto Joe Cavalier e Sammy Clay, che nella New York del 1939 danno vita a un fumetto, un personaggio a fumetti che le dà di santa ragione ai nazisti e che avrà un notevole successo. Joe Cavalier è il disegnatore, invece Sammy Clay lo scrittore delle vignette. E non è un dettaglio da sottovalutare questo per quanto riguarda la caratterizzazione dei personaggi, anche perché grazie ai personaggi lo scrittore arriva al lettore, arriva a stabilire una relazione umana con il lettore. E questa esigenza di stabilire una relazione umana con il lettore è l'esigenza del post-postmodernismo, per cui subisco l'influenza di Thomas Pynchon, postmoderno, ma cerco di stabilire un contatto con il lettore, un contatto umano. Meraviglioso, meraviglioso, già, e già soltanto così
dovreste, a mio parere, fiondarvi a leggere Le fantastiche avventure di Cavaliere Clay, se non l'avete ancora fatto, e poi tornare qui a dirmi cosa ne pensate, anzi, tornare qui a dirmi che avevo ragione. No, si scherza. Questa caratteristica del contatto umano è una caratteristica, abbiamo detto, post-post-moderna. Invece, caratteristica post-moderna è la commistione di generi, è il pastiche che si viene a creare. È la commistione di generi e di toni. In particolare viene mischiato il genere drammatico, cioè due macrogeneri vengono mischiati, ancor prima dei generi letterari, il genere drammatico e il genere della commedia. Nella fattispecie viene mischiato il dramma della guerra, della seconda guerra mondiale, e la cultura pop, ancor prima della divisione in generi letterari, in generi cinematografici, musicali, quant'altro, però insomma stiamo parlando di letteratura, quindi ancora prima della divisione in generi letterari c'è questa macro suddivisione in generi drammatici e generi che appartengono alla commedia, anche diciamo al comico, ma in senso lato. Ok, quindi dramma e commedia. Ed è una caratteristica che riveste quasi tutti i prodotti di storytelling, come appunto è un romanzo. Questa grandissima divisione, questi due grandissimi generi che vengono tenuti separati in storytelling, tra virgolette, classici, in Le fantastiche avventure di Cavaliere Clay, vengono mischiati nella fattispecie in dramma di guerra e cultura pop fumettistica, che non rende per nulla il tutto grottesco, anzi molto molto umano, quindi si alterna per quanto riguarda il tono, un tono epico per quanto riguarda le vicende di guerra, ma non solo, e un tono comico, un tono umoristico. Questa commistione di generi, al di là di essere postmoderna, secondo me rende davvero unica l'opera di Michael Chabon. Stavo per dire unica nel suo genere, ma in realtà unica, appunto. Ora, mi sono chiesta, per parlarvi di Le fantastiche avventure di Cavaliere Clay, quali possono essere le difficoltà incontrate durante la lettura, che si possono incontrare durante la lettura, quindi cosa posso, co co quale avvertimento, tra virgolette avvertimento, posso darvi? Secondo me le uniche due difficoltà risiedono, uno, nel postmodernismo, già accennato, e nel citazionismo, che non sono caratteristiche che rendono necessariamente un'opera complessa, un'opera di difficile o di lenta lettura. Ma nel caso di Le fantastiche avventure di Cavaliere Clay, il citazionismo e il postmodernismo spesso portano a deviazioni dalla trama principale, che possono disorientare il lettore. A parte che, vabbè, avrete capito che Michael Chabon, essendo figlio del postmodernismo e facendo del post-postmodernismo la sua bandiera insieme a quella dell'intrattenimento in letteratura, non è un autore dalla prosa lineare, non è un autore che segue logiche di trama lineari. Queste deviazioni possono disorientare e vi rassicuro dicendo che, da una parte, per quel che riguarda la mia visione dell'opera, ovviamente parziale perché mi è piaciuto moltissimo il testo di Michael Chabon, l'autore riesce comunque a ricondurre queste deviazioni alla storia principale, però è la mia opinione. Le deviazioni ci sono, le deviazioni dalla trama principale ci sono, e vi invito a non farvi spaventare, a non lasciarvi spaventare, perché a mio parere queste deviazioni fanno parte della ricchezza dell'opera, fanno parte della ricchezza di Le fantastiche avventure
di Cavaliere Clay. Il tema delle deviazioni è portato avanti da un personaggio in particolare, ovvero quello di Joe Cavalier, che come suo personaggio a fumetti, come il personaggio a fumetti che crea insieme al cugino Sammy, l'escapista, anche lui, ancora prima dell'escapista, è l'eroe della fuga. Perché io vi ho detto che la storia è ambientata a New York, è ambientata principalmente in America, ed è vero. Ma la storyline di Joe Cavalier, non inizia in America, la sua storia inizia a Praga, perché lui è ebreo, vive a Praga, Praga viene assediata dai nazisti e Joe decide di scappare, di lasciare a Praga la sua famiglia, di lasciare in Europa la sua famiglia e di scappare in America dal cugino, cercando protezione dal cugino Sammy e sperando di avere una vita migliore. Quindi Joe Cavalier, ecco, l'eroe della fuga, è il portatore di questa tematica, è il portatore del tema delle deviazioni, cioè le principali deviazioni di trama avvengono quando a Joe, scusatemi l'espressione molto poco tecnica, quando a Joe ripartono i 5 minuti, viene invaso dal desiderio di vendetta e decide di arruolarsi, decide di vendicare la sua famiglia, decide di scappare anche da New York più volte, poi vedrete come andrà a finire. Lui è il portatore, in termini un po' più neutri, del dinamismo. Al contrario, Sammy Clay, il suo opposto in tutto, ma non sono opposti stereotipati, sono opposti ben ragionati, questi due personaggi, appunto al contrario Sammy è la staticità. E all'inizio del libro, se analizziamo la storyline di Sammy, all'inizio Sammy si trova in una situazione di equilibrio, il famoso equilibrio prima che avvenga la rottura e parta lo storytelling. Ma l'equilibrio in cui Sammy vive prima di dar vita al suo eroe a fumetti insieme a Joe, diventare un famosissimo scrittore di fumetti, sceneggiatore di fumetti, quello che lui vive all'inizio del libro, cioè l'equilibrio che lui vive all'inizio del libro, non è un equilibrio positivo, è una stasi. Cioè, Sammy vive in una situazione di apatia. Apatia derivata dai doveri della vita quotidiana e da un lavoro monotono, che lo portano appunto a sprofondare nell'apatia. Ed è davvero commovente, o almeno io ho trovato davvero commovente, che la rottura dell'equilibrio sia data da Joe. Cioè, ho trovato commovente quando Sammy viene risvegliato dalla sua apatia nel momento in cui incontra Joe, nel momento in cui Joe arriva in America. Cioè, la rottura dell'equilibrio di Sammy avviene grazie a Joe. Joe è lo stimolo, il cugino Joe è lo stimolo che lo porta alla rottura dell'equilibrio, alla rottura di un equilibrio non positivo, alla rottura di un equilibrio che era stasi, era apatia. I due personaggi sono costruiti per contrasti, sono due personaggi opposti, ma non opposti stereotipati, come vi ho accennato poc'anzi, o sono opposti ben ragionati. Ad esempio, un'altra opposizione tra i due è che uno, Sammy, è lo scrittore del fumetto dell'escapista e Joe è il disegnatore. Scrittura e disegno. Facciamo un passo indietro o un passo avanti, dipende dai punti di vista. Vi ho detto anche che il libro di Michael Chabon è altamente citazionista. Una delle citazioni più importanti e degli episodi più importanti citati all'interno di questo libro è la visione di Quarto Potere, uscito nelle sale cinematografiche nel 1941, capolavoro di Orson Welles, tra l'altro uno dei miei film preferitissimi della vita, ma andiamo avanti. A un certo punto nel libro i due personaggi, nel 1941, perché la storia inizia nel 1939, ma insomma copre anche le vicende della guerra, quindi un arco temporale piuttosto ampio, e a un certo punto nel libro nel 1941 i due protagonisti vanno a vedere Quarto Potere al cinema. E Michael Chabon fa dire a uno dei personaggi secondari, se non sbaglio, che Quarto Potere è la perfetta fusione
di testo e immagine. Di testo e immagine, cioè quarto potere, se ci pensate, di Orson Welles, senza la sceneggiatura sarebbe stato un piacevole film impressionista o espressionista, insomma, una piacevole sequenza di immagini da guardare. Ma senza la cura dell'immagine, senza la cura dei movimenti della macchina da prese, delle inquadrature, quarto potere sarebbe stato soltanto, anche qui, un piacevole racconto, una piacevole storia su un magnate dell'editoria. Quindi quarto potere esiste, ha avuto così tanta influenza sul cinema e anche sulla cultura pop, perché è la perfetta fusione tra testo e immagine. E quale altra forma artistica è la perfetta fusione di testo e immagine? Il fumetto. Nella fattispecie, il fumetto a cui lavorano Joe e Sammy. Tra l'altro, dalla fusione delle loro vite, dalla fusione dei loro opposti, Joe e Sammy vivranno avventure imprevedibili che non hanno nulla da invidiare a quelle che vive il personaggio da loro creato. Di conseguenza, le fantastiche avventure di Cavaliere Clay, capite bene che, a mio parere, ma anche in senso un po' oggettivo, è un romanzo pensato per intrattenere, è un romanzo pensato per coinvolgere umanamente il lettore. E il lettore, a mio parere, davanti a un romanzo, davanti a qualunque piece of narrative, lo dico in inglese perché si fa più figo, lo ammetto, perché si fa più figo, davanti a qualunque piece of narrative, il lettore, lo spettatore, il fruitore di questo piece of narrative deve pretendere di essere intrattenuto. E io vi dico, se volete intrattenervi, leggetevi questo gran pezzo di libro e fatemi sapere. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!